Dunque, riprendiamo quindi il ciclo di incontri, la politica oltre la rappresentazione, e oggi ci soffermeremo su due autori che abbiamo letto. Uno è un famoso giurista, si chiama Carl Schmitt, e l'altro è un filosofo italiano, Mario Tronti, figura di importante dell'operaismo italiano. Sono due figure forse poco note, perché non vengono di solito inclusi nei percorsi di studio di filosofia o di scienze politiche. Soprattutto per quanto riguarda il primo, io mi occuperò più di Carl Schmitt, e Marco invece affronterà più nello specifico la figura di Mario Tronti. Ecco, soprattutto Carl Schmitt è, cioè, non mi stupisco che non anzi, credo proprio che non lo conosciate, perché appunto non viene un autore che non viene incluso, diciamo, nei manuali di filosofia. Se ne parla, ecco, nei corsi, più nei corsi di scienze politiche, perché, diciamo, è un autore imprescindibile per chi vuole affrontare il tema della sovranità, della Costituzione, del popolo e in parte anche della politica internazionale, come vedremo questa mattina. Vedendo alcuni aspetti di una sua opera ponderosa, diciamo, che ha scritto sul diritto internazionale, intitolato Il nome della terra. Quindi, chi è Schmitt? Cioè, volevo cercare di chiarire innanzitutto un po' il personaggio, perché appunto non è sicuramente tra i più conosciuti. Schmitt è un grande giurista del Novecento, insieme a Kelsen, forse il più grande giurista del Novecento, un giurista tedesco, e però, diciamo, non è soltanto un giurista, cioè non è un esperto di legge, potremmo dire, non è un giurista di matrice giuspositivista, del positivismo giuridico. È un giurista a 360 gradi, che, un pensatore a 360 gradi, che ha, come dire, elaborato una riflessione sul diritto. E elaborando una riflessione sul diritto, ho cercato appunto di leggere, di studiare il diritto anche in termini filosofici e storici, per cui la sua produzione, diciamo, molto, molto articolata, non può essere confinata semplicemente nell'ambito del diritto, a partire appunto da quello, dal concetto stesso di legge, come vedremo. Schmitt dà una definizione, un'interpretazione del concetto di legge, di nomos, molto particolare, molto, molto particolare, e assolutamente non ascrivibile a una descrizione che può venire da un ambito strettamente razionalistico, positivista, eccetera. Beh, anticipo subito qualcosa. Per Schmitt, appunto, il termine nomos, come il termine Stato, non è riconducibile immediatamente a un sistema di norme, la legge in senso tecnico, ma ha a che fare appunto con il radicamento nella terra, ha a che fare con la divisione, con la spartizione, con l'occupazione, pensare per linee globali, diceva Schmitt. Quindi, legge non in senso di Gesetz, di legge positiva, no? Ciò che devo, dover essere, insomma. Ma è un concetto di nomos molto legato appunto alla storia e alla terra. È un pensatore appunto che ha avuto un'enorme influenza in diversi ambiti di ricerca, come dicevo, la storia, il diritto, la filosofia, scienze della politica, relazioni internazionali, e influenza anche in diversi contesti politico-culturali, in diverse tradizioni di pensiero. Oggi ne affronteremo uno, che è appunto quello del marxismo. Mario Tronti cerca questa sintesi appunto tra Schmitt e Marx, tra Schmitt e Marx. In particolare, cercando di sviluppare, Marco me lo spiegherà bene, quel marxismo politico che nella tradizione marxista è rimasto sempre in ombra. Nel marxismo
marxismo è sempre stato attraversato da un determinismo economicista, no? La struttura che determina la sovrastruttura. Tronti, riprendendo Schmitt, calca molto sulla politicità, sulla sfasatura, diciamo, tra la lotta politica e la lotta economica. E facendo questo cerca di elaborare un marxismo molto politico, di valutare la dimensione politica. Questo connubio può apparire, appunto, tra Schmitt e Marx, può apparire, come dire, anche pericoloso o paradossale, perché Schmitt, diciamo subito per non limitare fraintendimenti, non è un socialista, non è nemmeno un liberale. Schmitt era un reazionario cattolico, non è inutile girarci attorno, era cattivo maestro in questo caso, è proprio appropriato. Ha flirtato anche per un certo periodo, dal 33 al 36, con il nazifascismo, tanto che era chiamato Kronjurist, giurista del Reich, quindi un aspetto della sua vita che va in qualche modo sottolineato, cioè simpatizzava per il nazismo. In realtà Schmitt forse voleva essere nazista, ma non era nazista. La sua teoria andava di là, appunto, della teoria del nazionalsocialismo. E ovviamente, cioè, dobbiamo prendere, secondo me, il suo pensiero, utilizzarlo, cioè liberarlo dalle impostazioni che inevitabilmente aveva. Tanto quanto si fa, insomma, con Heidegger, per esempio. Anche Heidegger aveva, diciamo, si era avvicinato appunto al nazismo, non per questo si butta via l'intera opera, semplicemente perché c'erano state delle connivenze con il nazismo. Io sono, come dire, laico su questo aspetto, non perché il vissuto di un pensatore, no, a un certo punto abbia preso una certa deriva, allora si deve buttare via tutto il pensiero, cioè bisogna prendere il pensiero per quello che è, indipendentemente poi dal vissuto del singolo filosofo. Fatto sta, appunto, che Tronti cerca di recuperare Schmitt, ma molti marxisti nel Novecento hanno cercato di recuperare pensatori di destra. Marcuse, per fare un altro esempio, ha cercato inizialmente di rielaborare la teoria di Heidegger, il suo impianto filosofico, quindi non c'è nessuno scandalo in questo. E comunque, fatto sta che c'è stata, appunto, una Schmitt Renaissance, ma il marxismo si è utilizzato anche il pensiero di Schmitt, e Schmitt, insomma, per qualche tempo è risultato essere simpatico anche ai marxisti, innanzitutto perché non era un liberale, contrariamente a volte si può pensare, anzi chi diceva lei, il signor Schmitt è un liberale, lui rispondeva: liberale, chiedetelo a mia moglie. Cioè, per lui il liberalismo era quanto di più impolitico ci potesse essere, non era un liberale, anzi tutti i suoi iscritti sono contro, diciamo, la concezione liberale, appunto, della società. Era ferocemente anti-americano e anti-occidentale, quindi forse anche per questa ragione era amato anche dai pensatori marxisti, ferocemente anti-americano. Perché, appunto, il suo pensiero ruota attorno alla crisi del nazionalismo politico moderno e all'idea che l'ordine politico fosse qualcosa di assolutamente infondato, razionale e contingente. Quindi anche le pretese universalistiche, no, del mercato, della democrazia, dei diritti umani, Schmitt credeva che, appunto, anche queste pretese universalistiche fossero in realtà il prodotto di un disegno egemonico tutt'altro che pacifico e universale, un disegno egemonico incarnato poi negli Stati Uniti. Ferocemente anti-americano, ferocemente anti-occidentale. Divertente questa frase che aveva suggerito un suo studente, Armin Böhler,
che gli aveva chiesto una piccola nota biografica, no, per un saggio, e Schmidt gli disse: ma scriva così, Carl Schmidt, nato nel 1888, un corvo bianco che non manca in nessuna lista nera, perché Schmidt era in qualche modo odiato da tutti, come abbiamo visto, dei socialisti, come dei liberali, dai nazisti, perché appunto alla fine il suo pensiero non poteva, diciamo, sorreggere le teorie del socialismo, e quindi insomma era sostanzialmente un personaggio che difficilmente poteva essere etichettato e inquadrato in un'ideologia ben determinata. Carl Schmitt è morto nell'85, nato nell'88, è morto nell'85, e Carlo Galli maliziosamente dice che più si è cattivi, più si vive a lungo, no? Quindi anche questo è un dato interessante nella biografia di Schmitt. E poi, lui è un giurista, come dicevo, ha insegnato in diverse università in Germania, e dopo la Seconda Guerra Mondiale Schmitt, diciamo, è finito, perché appunto la sua, parziale connivenza con il nazionalsocialismo l'ha reso del tutto ostile, appunto, sia ai russi che agli angloamericani, tanto che dopo la guerra fu catturato prima dai russi, lo presero, però non sapevano cosa farsene, dicono così, e lo diedero gli americani, lo internarono in un campo. Fu chiamato come testimone nel processo di Norimberga, ma non fu accusato. Non fu accusato, perché appunto tutto sommato Schmitt aveva una posizione abbastanza ambigua, non poteva comunque essere identificato per colpe precise legate ai crimini della zona sociale, del nazismo. Però appunto fece anche alcuni anni di prigione e poi perse la cattedra. Quindi questa è un po' la vita di Schmitt. Si forma, come dicevo, un pensatore reazionario, quindi lui studia soprattutto i pensatori neoconservatori, pensatori conservatori, scusate, da De Maistre, Bonald, poi si occupa molto di Hobbes, di Jean Baudet, questo è un po' il suo terreno di ricerca. E si forma intellettualmente in quel periodo che viene identificato come il periodo weimariano, cioè il periodo di Weimar, che tra l'altro è un periodo molto interessante, perché oltre appunto ad Heidegger, a giuristi come Schmitt, come Kelsen, sono gli anni in cui si forma, diciamo, la fenomenologia, l'antropologia politica di Arnold Gehlen, anche la scuola di Francoforte. Quindi la Germania di quegli anni, tra gli anni 20 e 30, è una Germania molto ricca dal punto di vista intellettuale. È stato Schmitt a volte, appunto, avvicinato al pensatore della cosiddetta rivoluzione conservatrice, posizioni, potremmo dire, anarco-aristocratiche in qualche modo. Non so se conoscete Ernst Jung, Müller, parte avvicinato anche a quella tradizione, tradizione anarchica aristocratica, no? C'è un famoso testo di Ernst Jünger, Il trattato del ribelle, il passaggio al bosco, quindi, come dire, critica della tecnicizzazione della società, no? Della massificazione della società, passaggio al bosco. In parte Schmitt viene riconosciuto questa tradizione, ma anche lì appunto è una forzatura del suo pensiero, perché Schmitt non c'è nessuna idea di ritorno alla comunità organica o di individualismo, anzi Schmitt è feroce anche critico appunto dell'individuo. Schmitt è un teorico dello Stato e della crisi dello Stato, quindi anche con questa tradizione poco a che fare. Però è stato portato alla ribalta, per esempio, in Italia, da politologi come Marco Tarchi, no? Che collaborano appunto
questa rivista di Orano che si rifà le nuove sintesi, la nuova destra, eccetera. Per certi versi di Orano letterale. Ed è una rivista di destra? Beh, oddio, non si definisce, loro non si definiscono di destra, si definiscono una nuova sintesi, cioè al di là del paradigma della dicotomia destra e sinistra, però si richiamano per esempio le teorie di De Benoit in Francia, per un'economia, ad esempio le teorie della decrescita, è un po', diciamo, sono una zona di limbo, non è casa pound. Non si richiamano forza nuova, non si richiamano quelle realtà lì, ma appunto si definiscono nuova sintesi, al di là appunto del paradigma della dicotomia destra e sinistra. E Schmitt è uno degli autori più dibattuti, diciamo, frequentati. Quali sono le... venendo, dopo questa piccola nota biografica, venendo un po' ai suoi concetti, e questo ci interessa, no? Dicevamo la volta scorsa, utilizzare come una cassetta degli attrezzi, no? Degli autori. Sostanzialmente Schmitt è famoso per quattro, diciamo, intuizioni, tre, quattro intuizioni. La prima, quella più famosa, è il tema legato alla teologia politica, di cui anche Marco la volta scorsa vi accennava. Tutti i concetti politici, dice Schmitt, sono concetti teologici secolarizzati. Il richiamo appunto poi al decisionismo, la decisione, che cos'è la decisione? Il miracolo, la secolarizzazione del miracolo. Questa affermazione è interessante non tanto perché, come dire, mostra genealogicamente che ci sia un'origine cristiana, ma anche nei concetti politici. Questo è un aspetto, però l'aspetto che ci interessa, a mio avviso, è il, come dire, la critica di un certo razionalismo, no? O di presunta scientificità, diciamo, neutrale dei concetti politici. Quindi dice, no, attenzione, anche questa scientificità poggia su delle basi, potremmo dire, irrazionali, no? Religiose. I concetti politici sono concetti teologici secolarizzati. L'altra grande affermazione di Schmitt è la sovranità, sovrano chi decide, dice Schmitt, nello stato d'eccezione. Stato d'eccezione, decisione, cioè il sovrano non è la legge, non è l'ordine che una società si è data, un sistema di norme che funziona razionalmente perché i meccanismi, eccetera. Sovrano è chi decide nel vuoto, no, che c'è nella legge, nel momento di sospensione di questa legge. Sovrano chi decide nello stato di eccezione. L'altra grande intuizione di Schmitt è, adesso appunto vi leggerò un po' il passo, è la questione del raggruppamento amico-nemico. Schmitt legge, questo è molto interessante, vi consiglio anche la lettura, il concetto del politico del 32, lo trovate ripubblicato adesso in Milino. Schmitt cerca di appunto distinguere il politico dalla politica, o meglio, cerca di in qualche modo di identificare che cos'è la politicità. Che cos'è la politicità? E come vedremo non tenta una definizione essenzialistica, no? Cioè dire esattamente cos'è il politico, cerca di individuare alcuni criteri che riguardano appunto la politicità, il politico. E uno di questi criteri, cioè il criterio fondamentale che lui argomenta, diciamo, è appunto questo raggruppamento amico-nemico. Adesso leggeremo un passo per capire meglio. L'ultimo grande tema poi è il tema del nomos, che è stato accennato anche la volta scorsa, legato appunto anche alla politica internazionale, quindi allo ius publicum europeo. Anche quello ci dobbiamo spiegare
in cosa consiste. Questi elementi che vi ho detto, quindi teologia politica, raggruppamento amico nemico, sovranità, nello stato di eccezione e nomos, vengono ripresi, ma ve lo mostrerà successivamente, vengono riprese appunto da Tronti, questi concetti vengono innestati in un impianto marxista. Quindi si cerca di far dialogare Schmitt con Marx. Ma partiamo appunto dal raggruppamento amico-nemico. E cosa, come definisce il politico Schmitt? Dice, la specifica distinzione politica alla quale è possibile ricondurre le azioni e i motivi politici è la distinzione amico-Freund e nemico-Feind. Essa offre una definizione concettuale, cioè un criterio, non una definizione esaustiva o una spiegazione del contenuto. Da dei criteri, non dice in modo essenzialistico che questo è la politica, cioè amico. Nella misura in cui non è derivato da altri criteri, essa corrisponde per la politica ai criteri relativamente autonomi delle altre contrapposizioni, buono e cattivo per la morale, bello e brutto per l'estetica e così via, potremmo dire utile e dannoso per l'economia. Il criterio della politica non è utile e dannoso, non è il buono e il cattivo, non è il bello e il brutto, ma è l'amico e il nemico, cioè il fatto che ci sia una cesura, una frontiera, una divisione, un conflitto. In ogni caso, essa, la politica è autonoma non nel senso che costituisce un nuovo settore concreto particolare, ma nel senso che non è fondata né su una né su alcuna delle altre antitesi, né è riconducibile ad essa. Se la contrapposizione di buono e cattivo non è identica senz'altro semplicemente a quella di bello e brutto, di utile e dannoso, e non può essere direttamente ridotta ad esse, ancor meno la contrapposizione di amico e nemico può essere confusa e scambiata con una delle precedenti. Questo è l'aspetto più importante, cioè il significato della distinzione di amico e nemico è di indicare l'estremo grado di intensità di un'unione o di una separazione. Quindi per Schmitt è un grado di intensità di unione o di separazione, di associazione o di dissociazione. Essa può sussistere teoricamente, praticamente, senza che nello stesso tempo debbano venire impiegate tutte le altre distinzioni morali, estetiche, economiche o di altro tipo. Non c'è bisogno che il nemico politico sia moralmente cattivo o esteticamente brutto. Egli non deve necessariamente presentarsi come concorrente economico e forse può anche apparire vantaggioso concludere affari con lui. Egli è semplicemente l'altro, lo straniero. Quindi Schmitt appunto in questo passo appunto del concetto di politico ci spiega che cosa vuol dire appunto, che cosa è il politico. Quindi non è semplicemente un'attività dell'uomo, quella può essere la politica, quello che in inglese si chiama policies, no? Le gestioni. Quando parliamo di politica, del politico, ci riferiamo appunto alla dimensione polemologica, conflittuale, distinzione conflittuale tra un amico, tra l'amico appunto e il nemico. Ecco, è stato detto, però, vabbè, allora cosa ci vuoi dire, Schmitt, dicendo questo? Vuoi dirci sostanzialmente che la politica è guerra. Ma anche qui bisogna fare attenzione, cioè non. Schmitt non ha un'idea di politico esclusivamente, bellicista, non guerra, quindi è semplicemente la guerra di tutti contro tutti, quanto appunto è la possibilità della guerra, cioè la possibilità di una frontiera, di una divisione appunto tra due parti. Anche qua il concetto della parzialità della parte in politica è molto importante, vedremo anche per Tronti quando parla di partito. Altro aspetto fondamentale per definire il
cristiano si sarebbe mai sognato che per amicizia bisognasse cedere l'Europa ai turchi e ai saraceni. Conto è l'inimicus, quindi nemico privato, che bisogna amare. Un altro punto invece è l'hostis, no? Cioè il nemico pubblico. Il nemico pubblico. Cioè il nemico inteso in senso politico. Quindi il nemico, attenzione, non vuole essere un semplice nemico privato, tantomeno è un avversario, un concorrente, non è appunto il gioco della concorrenza. La politica appunto non può essere nemmeno ridotta agli intrighi di palazzo, ha a che vedere con la guerra, con la rivoluzione, con il conflitto, pur non coincidendo direttamente con essa. Ecco, l'esempio più calzante secondo me è appunto la questione della classe, di cui si parlava la volta scorsa. La classe, quindi, borghesi contro proletari, può essere considerata una divisione di un nemico? Per Schmitt no, almeno inizialmente. Cioè, se soltanto quando la classe, diciamo, quando la lotta di classe ha una valenza politica, diventa una lotta politica, ma la classe in senso economicista, quindi la borghesia contro il proletariato, non esprime politica, se la classe rimane un soggetto economico. Soltanto quando questa contrapposizione di classe si trasforma in una lotta politica, allora sì, può essere considerato un nemico. Il nemico diventa davvero, il borghese diventa veramente nemico, altrimenti non c'è politica. Non c'è politica, perché Tronti riprenderà questo concetto e compirà un salto appunto dalla lotta semplicemente economica, oppure dall'idea dello sfruttamento inteso come qualcosa di politico, no, a invece una lotta in senso propriamente politico. Lo sfruttamento di per sé non è necessariamente politico, deve compiere un salto, cioè ci deve essere questo grado di intensità di cui parla Schmitt, no? Perché diventi politico, perché la classe diventi politica. Altre parole, la classe non è qualcosa di politico in sé, semplicemente perché si è determinato uno sfruttamento, cioè per diventare politica deve esserci qualcosa in più. Ecco, Schmitt quindi è teorico, un teorico del conflitto, ma è anche, attenzione, un teorico dell'ordine. Non dimentichiamoci mai che è un pensatore conservatore. Lui non è che glorifichi, no? Che esalti l'idea che ci siano rivoluzioni di guerra o quant'altro, tutt'altro. Dice no, bisogna evitare che questo si verifichi. È anche un teorico dell'ordine. E qual è per Schmitt il vettore di ordine per eccellenza, cioè quel vettore che riesce, quell'organismo, quell'istituzione che riesce a neutralizzare il conflitto, è lo Stato. Lo Stato è stato un fondamentale, un potentissimo dispositivo, diciamo, di neutralizzazione del conflitto. Perché ha neutralizzato il conflitto? Perché sostanzialmente ha messo fine alle guerre di religione, ha innescato quel meccanismo, quel processo di deteologizzazione. Deteologizzato la vita pubblica. Lo Stato ha eliminato, diciamo, le guerre di religione, ha superato appunto una situazione di conflitto. Nonostante questo, lo Stato, però, dice Schmitt, è entrato irreversibilmente in crisi, cioè quel modello di Stato e di Stati che ha funzionato, diciamo, dal 1648, pace di Vestfalia, fine della guerra dei 30 anni, eccetera, alla seconda guerra mondiale. Ecco, quella fase si è conclusa e lo Stato come vettore organizzativo, diciamo, come organismo, istituzione capace di neutralizzare il conflitto, è entrato irreversibilmente in crisi.
è entrato in questi momenti in crisi. Plastica, no? Spagnola, Francisco de Vitoria, no? Traccia a una filosofia del diritto internazionale fino alla seconda guerra mondiale. Il concetto appunto fondamentale è il concetto appunto di nomos, di legge, e il concetto di ius publicum europeo, di diritto pubblico europeo. Innanzitutto nomos che cos'è? Legge, benissimo. Però per Schmitt legge non è, appunto, come dicevo prima, semplicemente la legge in forma giuridica, no? Positiva. Devi fare questo. Questo, secondo Schmitt, è la, come dire, è l'esito di una concezione razionalistica positivista sbagliata, sulla legge, sul nomos. Nomos in realtà per Schmitt è profondamente legato alla terra, ha un elemento tellurico molto forte, e prova a tracciare anche, diciamo, una sorta di indagine etimologica sul termine nomos, e ben si accorge che nomos deriva dal termine greco nemein, cioè prendere, pascolare, e quindi anche vedere in qualche modo con l'appropriazione di un territorio, con la conquista di un territorio, con la divisione, con il tracciare delle linee. Poi dopo magari lo ricollega, ma questo molti filologi l'hanno smentito, lui ricollega il termine nemein al termine tedesco neben, no? Prendere, no? E quindi sostanzialmente dice nomos significa ha a che fare appunto con la conquista, con l'appropriazione, piuttosto che con la legge astratta, razionale, ha a che fare con l'occupazione, la produzione e la distribuzione. L'analisi interessante che fa Schmitt è che lui legge il diritto internazionale secondo queste coordinate, quindi coordinate appunto spaziali. Nomos ha un riferimento specifico con lo spazio politico. Ordnung e Ortung, ordine e Ortung è la localizzazione. Quindi dice Schmitt, nomos riguarda le combinazioni strutturali di localizzazione e ordinamento giuridico. Cioè ogni ordinamento giuridico, ogni sistema di norme è profondamente collegato, radicato appunto a un suo spazio, diciamo, un suo spazio ordinato. Ecco perché l'aspetto interessante della nascita del diritto internazionale è ricondotto alla conquista del nuovo mondo. La colonia, diciamo, è il dispositivo fondamentale che serve alla produzione di diritto internazionale. Quindi vedete che non è semplicemente legge astratta, ma una legge che poggia sulla concretezza di una formazione di uno spazio ordinato, un ordinamento giuridico concreto, dice Schmitt, quindi fondato sulla terra, sul territorio, sull'occupazione. Quindi il diritto internazionale si è sviluppato ad ondata. Cioè ci sono state delle rivoluzioni spaziali che hanno contribuito a cambiare appunto anche questo diritto internazionale. La prima grande rivoluzione spaziale è sicuramente la scoperta del nuovo mondo. E l'aspetto importante non è tanto la sfericità della Terra, i viaggi, quant'altro, quanto appunto la scoperta di un territorio vergine, sostanzialmente, di un territorio inesplorato, di un territorio che poteva essere terra nullius, di nessuno, quindi oggetto di conquista. Quindi dice Schmitt, in realtà il diritto internazionale si è sviluppato dividendo, separando appunto il mondo, tracciando delle linee, pensare per linee globali vuol dire il diritto internazionale. Quindi lui dice, le prime linee che sono state tracciate dopo la scoperta del nuovo mondo sono state le, dice appunto, le Rajas, queste linee
immaginari, no? Che il Papa, una bolla papale, no? Alessandro IV aveva imposto agli imperi portoghese e spagnolo, ha tracciato una linea immaginaria, 100 miglia delle Azzorre, una linea verticale, tracciata con la matita, in cui aveva detto sostanzialmente da una parte ci vanno gli spagnoli, dall'altra i portoghesi, così li ha messi d'accordo, in modo che così si spartivano, diciamo, i territori di conquista. Ma come le Raias, poi si sono susseguite delle altre linee globali, le Amity Lines per quanto riguarda i francesi e gli inglesi. L'ultima grande linea che Schmitt ha studiato è quella dell'emisfero occidentale. Anche questo è interessante, perché da questo si ricava la stessa idea dell'Occidente. Che cos'è Occidente? L'Occidente non esiste. L'Occidente è una creazione artificiale, non c'è Occidente. C'è sempre qualcuno che è più occidente un altro, quindi un altro paese. Dice Schmitt, Occidente ha una chiara radice americana, cioè è avvenuto con la dottrina Monroe nel 1823, quando gli Stati Uniti hanno detto bene, con la dottrina Monroe stabiliamo che nella zona, diciamo, delle Americhe l'Europa non può ingerirsi, non può venire a dare fastidio agli interessi americani. Quindi ancora una volta è stata tracciata una linea, al di qua di questa linea era appunto zona di pertinenza e di influenza americana, dall'altra parte gli altri paesi. Quindi l'idea di emisfero occidentale in realtà non è nient'altro che una di queste linee che hanno in qualche modo rimodellato e riformulato lo stesso diritto internazionale. Quindi questo è importante perché, ritorno al discorso, questa riflessione sul diritto internazionale, perché ci è d'aiuto? Perché è importante? Perché secondo Schmitt questa idea appunto di nomos incentrato sul ius publicum europeo, cioè sul quel particolare, diciamo, sistema di relazioni fra stati, no, che vigeva dal 1648 al 1945, è andato irreversibilmente perso. Su che cosa si basava lo Publicum europeo? Sostanzialmente sul riconoscimento reciproco degli stati come justi hostes, come nemici pubblici, come nemici politici. Quindi si combatteva in Europa delle guerre en forma, no? Guerre tra eserciti regolari, efferatissime quanto volete, ma comunque erano guerre coordinate in qualche modo. Lo spazio esterno invece era lo spazio della pura barbarie, no? Per cui non valeva assolutamente un Publicum europeo, tanto è vero che i primi campi di concentramento che poi sono stati portati, diciamo, da Hitler in Europa erano stati sperimentati nelle colonie. Quindi al di fuori dell'Europa c'era la barbarie, all'interno c'era lo Publicum europeo, con questo vettore organizzativo, no? Portatore di ordine che era lo Stato. Gli Stati si riconoscevano come nemici giusti. Guardate bene, diverso dall'idea di la guerra, quindi una guerra fra Stati. Non era una guerra giusta, non era una guerra umanitaria. La guerra venivano combattute, era un duello sostanzialmente, un duello fra eserciti. Ecco, questo sistema dell'Ius Publicum europeo crolla inevitabilmente con la Seconda Guerra Mondiale, quando appunto è lo stesso Stato come vettore organizzativo che non tiene più, e al posto dell'Ius Publicum europeo abbiamo invece una contrapposizione tra forze del mare, che chiama Schmitt, e forze della terra, no? Forze talassocratiche, forze invece di continentale, in cui prende sempre più sopravvento, secondo Schmitt, la forza invece talassocratica del mare, cioè quella forza che non ha confini, per definizione. È un modo per simboleggiare non solo l'egemonia calzante degli Stati Uniti, ma un modo per simboleggiare anche che cosa? La potenza pervasiva, no, della tecnica, del mercato, del commercio, dello scambio e quant'altro. Cioè, questo per Schmitt non dà ordine, disordine portato su scala appunto planetaria.
l'ordine non è più legato all'ordine, in qualche modo, cioè, l'ordine non è più legato a una, all'ordinamento giuridico appunto, concreto. Quindi fine dello Ius Publicum Europeo. Schmitt è un teorico dello Stato, ma anche un teorico della crisi irreversibile dello Stato. Che cosa propone Schmitt a questa deriva? La sua idea è quella di riproporre sostanzialmente uno spazio politico, perché Schmitt è profondamente convinto che ci debba essere un ordine politico. Poi questo ordine appoggia sul conflitto, come abbiamo visto, sul comportamento amico nemico, c'è lo scontro, eccetera. Però deve esserci un ordine. E l'unica forma possibile che vede Schmitt in quegli anni, cioè negli anni 50, sostanzialmente, è un ordine basato su dei grandi spazi, li chiama Großräume. Alcuni anni hanno fatto notare che già qualcun altro aveva pensato al Lebensraum, che si poteva avvicinare pericolosamente la sua idea di Großraum, cioè di grandi spazi. Però per Schmitt è fondamentale in qualche modo che l'unità, questa presunta unità del mondo sia scongiurata. Cioè per Schmitt l'unità del mondo non è qualcosa di positivo, no? Perché vede in questo la neutralizzazione totale appunto della politica, o meglio, perché anche in questo c'è una politicità, cioè la tecnica che si fa politica. Questo per Schmitt è il massimo del disordine. Schmitt vuole riabilitare un'idea di ordine politico e lo può fare solamente cercando di interpretare il mondo come un più diverso, cioè cercando di teorizzare appunto i grandi spazi. Uno di questi grandi spazi è l'Europa. Però a fianco dell'Europa c'è lo spazio americano, l'asiatico e quant'altro. Però in questo modo, attraverso la costituzione di un Großraum, un grande spazio, si sarebbe potuto in qualche modo ribilanciare, si potevano ribilanciare gli equilibri della politica internazionale e evitare che un ordine planetario a guida statunitense fosse permeato in qualche modo il mondo intero, che è poi lo spettro, no, della globalizzazione. In qualche modo. E quindi Schmitt si fa teorico appunto di questo Großraum, questo grande spazio, ed è appunto l'idea appunto di ristabilire una sorta di pluriverso, per scongiurare appunto il dominio della tecnica planetaria. L'altro potremmo dire antidoto che Schmitt vede nella deriva appunto della globalizzazione tecnico-scientifica, no, legata al mercato, eccetera, l'altro antidoto è quello che citava anche Marco l'altra volta, che è quello del partigiano. Il partigiano visto come ultima forma di resistenza, lui la chiama sentinella della Terra. Secondo non sono i sentinelli che c'erano la domenica scorsa, ma è l'idea appunto di una resistenza a un potere che si fa sempre più pervasivo, sempre più capillare, no? E che annulla e neutralizza appunto tutte le differenze. Un'idea di politica molto di parte. Quindi Schmitt coglie nella figura del partigiano quegli elementi che possono contrastare, diciamo, il dilagare della tecnica planetaria, perché ha delle caratteristiche che sfuggono, no, alla politica divenuta tecnica. Pensate al radicamento di un territorio. Il partigiano appunto è una figura irregolare, non porta una divisa, no, irregolare, molto politicizzata, è radicata nel territorio, è molto veloce, mobile. Schmitt ne su questo trattato appunto del partigiano, le altre del partigiano, e identifica alcune caratteristiche puntuali, no, di questo ultimo resistente, che secondo lui possono essere appunto una sorta di antidoto alla deriva della tecnica planetaria.
Come vi dicevo, l'ultimo passo da questo saggio del 51, l'unità del mondo, Schmitt è profondamente contrario, diciamo, all'idea del mondo unificato, del mondo unitario, ritiene un prodotto assolutamente impolitico. Dice, il discorso umanitario è un discorso che è privo di fondamenti, perché elimina in realtà questa distinzione tra amico e nemico, che è la caratteristica stessa della politica. Dice, l'unità del mondo di cui parlo ora non è la semplice unità del genere umano, una sorta di ecumene di per sé evidente, che è sempre esistita in qualche maniera, nonostante tutti gli antagonismi umani. Neppure mi riferisco all'unità mondiale delle comunicazioni, del commercio, dell'unione postale universale, posta del genere. Parlo di una cosa più difficile e ardua. Si tratta dell'organizzazione unitaria del potere umano, il cui scopo sarebbe pianificare, dirigere e dominare la terra e l'intera umanità. E il grande problema, se l'umanità è già matura per sopportare un solo centro del potere politico. Nell'ordine delle cose umane, l'unità ci appare a volte come un valore assoluto. Immaginiamo l'unità come unanimità, come pace e buon ordine. Si può dunque affermare in termini astratti e generali che l'unità è meglio della pluralità? Assolutamente no. L'ideale ordine umano non è sempre un'organizzazione centralizzata che funzioni bene. Non bisogna dimenticare che l'unità ideale vale per il regno del buon pastore, ma non per ogni organizzazione umana. L'unità astratta in quanto tale può risolversi sia in un bene come in un male. Anche il regno di Satana è un'unità, e Cristo stesso, parlando del diavolo di Belzebù, diede per supposta l'unità del mondo. La torre di Babele rappresenta un'unità. Di fronte a molte forme moderne, artificiali e forzate d'unità, mi azzardo a dire che la confusione babelica può essere migliore dell'unità di Babele. Quindi questo è un altro modo per dire che Schmitt era più orientato a concepire il mondo come un pluriverso, come una sorta di grandi spazi, diciamo, che confliggevano anche tra loro. Invece nel discorso, diciamo, unitario, di unità del genere umano, vedeva sempre un discorso egemonico, cioè era la parola presa da una potenza, cioè una rivendicazione particolare attraverso una parola universale. Ecco perché riprende quella famosa frase: chi dice umanità tenta di ingannarvi. Concludo con questo passo sull'umanità. Dice: l'umanità in quanto tale non può condurre nessuna guerra, poiché essa non ha nemici, quantomeno non su questo pianeta. Schmitt diceva, si parlerà di unità del mondo quando arriveranno delle forze, quando ci saranno dei nuovi mondi da scoprire, o quando arriveranno delle forze extraterrestri su questo pianeta. Prima, parlare di unità del mondo è politicamente irrilevante. Il concetto di umanità esclude quello di nemico, poiché anche il nemico non cessa di essere uomo, e in ciò non vi è nessuna differenza specifica. Quando si bolla il terrorismo da come mostro, no? È una criminalizzazione del nemico, non è più il nemico pubblico, diventa è qualcuno che non appartiene più al consesso degli uomini. No? Che poi vengano condotte guerre in nome dell'umanità non contrasta con questa semplice verità, ma ha solo un significato politico particolarmente inteso, Se uno Stato combatte il suo nemico politico in nome dell'umanità, la sua non è una guerra dell'umanità, ma una guerra per la quale un determinato Stato cerca di impadronirsi contro il suo avversario di un concetto universale per potersi identificare con esso a spese del suo nemico. Allo stesso modo, come si possono utilizzare a torto i concetti di pace, giustizia, progresso, civiltà per rivendicarli a sé e sottrarli al nemico. L'umanità, dice Schmitt, è uno strumento particolarmente idoneo alle espansioni imperialistiche ed è, nella sua forma etico-umanitaria, pensiamo ai vari Habermas, Richard Falk, al pluralismo giuridico, no? Molto attuale questo passaggio, ed è, dice, nella sua forma etico-umanitaria, un veicolo specifico dell'imperialismo economico. E capite come questa affermazione possa pure essere svoltata di interesse per la tradizione marxista. Concludo dicendo, questo proposito vale per una modifica necessaria, una massima di Proudhon. Chi parla di umanità vuol trarre in inganno. Quindi
questo appunto ci aiuta a comprendere, secondo me, anche alcune questioni di politica internazionale. Pensiamo alla, no, al bombardamento etico, alla guerra umanitaria in Kosovo, no? Pensiamo a quello che è successo in Iraq, più recentemente in Libia. E qualche modo, insomma, secondo me ci aiuta a smarcarci dal, come dire, da un'idea universalista, no? Che utilizza però i diritti umani in modo molto strumentale, no? In modo molto strumentale. C'è tutta una retorica sui diritti umani che, se no, si trasforma esattamente nel suo contrario, e anzi servono proprio come base ideologica per giustificare le guerre. Io, concluso, forse ho parlato anche troppo, lascio la parola a Marco per vedere un po' come si può collegare questo, ti metti qui, importante autore a Mario Tronti. Marco ha chiuso parlando dell'economia mondiale, no? Cioè come forza che è in grado di imporsi a livello globale e quindi di unificare tutto il genere umano. In questo modo, se ci pensiamo bene, l'economia diviene politica. Ma in che senso diviene politica? Nel senso della neutralizzazione del criterio del politico. Questo è l'elemento paradossale, secondo me, fondamentale per comprendere il pensiero di Schmitt anche in senso trontiano. Cioè, l'economia ha la capacità di neutralizzare la politica e in questo modo di trasformare amico e nemico in partner al più. Questo secondo me è un punto fondamentale. Quando Marco sottolineava l'escursus storico fatto da Schmitt sulla storia appunto dello Stato moderno contemporaneo, dalla pace di Westfalia del 1648 in poi, sottolineava proprio questo elemento per cui lo Stato moderno nasce come negazione dello Stato, diciamo, basato sulla contrapposizione teologica, ideologica tra partiti che agiscono sull'interno e quindi puntano alla guerra totale nei confronti dell'altro. Il punto però fondamentale da comprendere è che non è che Schmitt a questo punto dica meglio oggi rispetto a ieri, è esattamente il contrario. Cioè Schmitt, come diceva Marco, vuole in realtà riabilitare un discorso di contrapposizione politica all'interno degli stati o appunto dei grandi spazi di cui parlava Marco. Quindi vedete come il pensiero di Schmitt torna molto al centro del nostro discorso. Cioè è un dispositivo teorico quello di Schmitt che può essere utilizzato politicamente perché ha un grande potenziale, no? Di lettura della storia e anche di possibile, diciamo così, teorizzazione politica. E ora torno al mio ragionamento originale. Che cosa ha fatto Tronti rispetto al pensiero schmittiano? Dunque, anzitutto compie un passaggio fondamentale, ha detto bene Marco, che cosa interessa di Schmitt a Tronti? Interessa il discorso dell'autonomia del politico. Si può dire che il problema centrale di tutta la teoria dell'operaismo è come riuscire a trasformare il concetto di controllo operaio in forma politica. Il concetto di controllo operaio nasce a fine degli anni 50, no? All'interno, diciamo, di quelli che poi saranno i maîtres pensés dei quaderni rossi, Panzieri e Tronti soprattutto. E che cosa voleva dire il controllo operaio? Il controllo operaio voleva dire semplicemente questo, che sono gli operai a potere e a dovere esercitare il controllo sulle decisioni che gli riguardano da vicino. Quindi è l'idea dell'autogoverno, l'idea dell'autocontrollo, è l'idea del gestire da sé, senza delegare ai rappresentanti sindacali, le questioni che ineriscono al lavoro di fabbrica e non solo. Il punto però qual è? È che questo concetto di controllo operaio andava messo in forma politica. Ed è questo tutto il nodo teorico su cui si arrovellano le discussioni, le scissioni all'interno dei quaderni rossi, all'interno anche di classe operaia di Tronti. Ed è questa, secondo me, la questione anche oggi, no? Quando parlavamo, io avevo fatto l'esempio dei Soviet, anche all'interno della storia della rivoluzione bolscevica c'è il problema della forma politica, perché
perché nel momento in cui Lenin deve fronteggiare la guerra civile è il primo ad azzoppare i soviet. Quindi c'è un problema di fondo, che è proprio quello di far assumere una forma politica definita all'autogoverno, che può essere il soviet ma può anche essere il consiglio di fabbrica. Non c'è nessuna differenza dal punto di vista politico tra un consiglio di fabbrica costituito da soli operai, che sceglie di decidere da solo senza delegare a sindacalisti esterni, no? Le lotte, eccetera, e appunto un soviet di soldati di Pietrogrado. Dal punto di vista dell'analisi che ci interessa non c'è nessuna differenza. La cosa interessante all'interno del contesto di Quaderni Rossi, la cosa interessante è proprio la frattura che si consuma tra Panzieri e Tronti, perché la questione del controllo operaio della forma politica è di fatto una questione teorica, e la questione teorica di fondo è se accettare o meno il Marx dei Grundrisse. Lo cito appositamente perché è stato richiesto all'inizio dei nostri incontri da Jacopo, una chiacchierata appunto sui Grundrisse. E qui è molto interessante perché, per esempio, Tronti sostiene, proprio seguendo il Marx dei Grundrisse, che siano le lotte a determinare una reazione del capitale, perché Marx nei Grundrisse che cosa dice? Dice che il lavoro vivo è colui che dà l'anima al lavoro oggettivato, che poi alla fine gli si contrappone come potere altro, come potere nemico, in qualche modo. Per cui Tronti ripiglia il Marx dei Grundrisse contro la tradizione del marxismo ortodosso, che invece voleva dire un'altra cosa, voleva dire in sostanza che fosse il capitale in qualche modo a determinare poi la coscienza di classe, quindi le lotte. Allora, Panzieri lavora più sul versante, tra virgolette, tradizionalista, Tronti invece è più innovazionista, cioè sostiene che ci sia da andare a ripescare un Marx, come dire, più movimentista, se vogliamo. Questo è possibile a Tronti e anche a Panzieri, se vogliamo, perché la dimensione è uscire dalla fabbrica negli anni 60. Infatti la dimensione centrale della riflessione teorica dell'operaismo negli anni 60 è proprio il concetto di fabbrica-società. Questo è forse il contributo più importante che l'operaismo dà alla riflessione così del movimento operaio su se stesso. Cioè, l'idea è, nella società noi dobbiamo esportare le conoscenze acquisite dentro al mondo della fabbrica. Ma attenzione, qui non si parla di fabbrica in senso empirico, la fabbrica Bormioli, la fabbrica Barilla, no? Io ho studiato per esempio i consigli di fabbrica della Bormioli. Non è che i lavoratori dentro i consigli di fabbrica della Bormioli volessero, no, esportare quel tipo di esperienza acquisita in fabbrica. La loro idea era diversa, era che cosa abbiamo appreso della civiltà industriale, che cosa abbiamo appreso dei rapporti di produzione che ci sono nella fabbrica e che si riproducono nella società. Abbiamo appreso che dobbiamo essere noi a decidere sul nostro lavoro vivo. Non vogliamo sottoporci, no, alla espropriazione di potere che viene esercitata dal capitale. E allora questa idea è, certo, portiamo ciò che abbiamo appreso in fabbrica fuori dalla fabbrica, ma nel senso di, come dire, portarlo a un livello scientifico. Mi spiego? Cioè, quello che abbiamo appreso, non so, sullo sfruttamento nell'ambiente di lavoro, lo dobbiamo trasformare in teorie politiche. Nella fabbrica c'è l'operaio, nella società c'è l'operaio sociale, che è quello che sostiene l'ultima fase, per così dire, dell'evoluzione del capitalismo, cioè la società industriale, la civiltà industriale completamente sviluppata, quella che si appropria anche della sovrastruttura, cioè quella che ha portato, diciamo, lo sfruttamento nella fabbrica ad un livello mentale. Nel momento in cui il capitale si appropria anche della sovrastruttura, che cosa succede? Succede che tutto il lavoro vivo in un qualche modo si proletarizza, cioè le figure della subordinazione si espandono automaticamente, no? Il capitale riesce a proletarizzare praticamente tutte le classi sociali. Bene, allora, diciamo, la rappresentazione speculare, ma capovolta, ma in negativo, no? Della società integrata del capitale è
che cosa? Il potere operaio, cioè automaticamente si crea proprio di, come una sorta di negativo, di immagine negativa, no? Della società integrata di capitale, una società altra che è la società del potere operaio. E, vengono ripresi chiaramente degli elementi del marxismo tradizionale, ma vengono però trasformati in chiave di congiuntura politica. In che senso? Vediamo in che senso. Allora, intanto ripartiamo da che cosa è questo capitalismo pienamente socializzato. Dunque, Tronti riprende Schmitt, e ve lo cito direttamente, nella premessa che Schmitt stesso scrive alle categorie del politico, ecco, Tronti trova appunto grande ispirazione, e cito le parole di Schmitt. Il progresso odierno non ha più tanto tempo e pazienza. Esso rimanda al futuro e induce aspettative crescenti, che poi esso stesso supera con nuove aspettative sempre più grandi. Ma la sua aspettativa politica giunge alla fine stessa di tutto il politico. L'umanità è intesa come una società unitaria sostanzialmente già pacificata. Nemici non ve ne sono più. Essi si trasformano in partners conflittuali, conflicts partners. Al posto della politica mondiale deve instaurarsi una polizia mondiale. Ecco, la scorsa volta abbiamo parlato di questo tempo apocalittico, cioè di un tempo nel quale si assisterebbe allo scontro finale tra capitale e lavoro. Qui Schmitt, definito da Tronti apocalittico dell'alto, sta parlando chiaramente di questo. Dice in sostanza che il progresso porta alla fine stessa di tutto il politico, cioè che il capitalismo pienamente sviluppato cancella la politica. L'ha cancellata completamente, cioè cancella la opposizione amico-nemico, cioè cancella quella dimensione propriamente politica che riguarda la nostra vita. Ma se cancelliamo la dimensione propriamente politica della nostra vita, cancelliamo la possibilità di immaginare qualcosa di diverso. Ecco il tempo della fine. Non c'è più alternativa a questa globalizzazione. Questa globalizzazione che ha trasformato potenziali nemici pubblici, hostess, in al limite partners conflittuali, al punto che non si vede più la differenza tra un sostenitore del Milan e dell'Inter, la differenza tra un sostenitore del PD o del PDL. Non c'è più alcuna differenza tra chi ha Microsoft e chi ha Apple, e tra chi vota destra o chi vota sinistra. Non c'è più differenza, ma per quale motivo? Non lo dico perché voglio credere in questa differenza, ma perché è oggettiva questa assenza di differenza. L'indifferenza deriva dal fatto che il capitale ha cancellato il criterio del politico, cioè la possibilità di dire questo è il mio amico, questo è il mio nemico. E se così è, che cosa dobbiamo fare? Cioè, se il capitale ha avuto questa forza e ha questa forza di cancellare l'opposizione amico-nemico, che cosa possiamo fare? Allora, come dicevo, la teoria operaista riprende Schmitt proprio per dare come dire, una lettura politica al Marx deterministico, cioè quello che era stato fatto proprio dai partiti storici della sinistra, per cui secondo questi partiti, secondo queste espressioni di pensiero, il capitalismo era una forza irrazionale e come tale prima o poi sarebbe crollato e alla fine di questo capitale ci sarebbe stato semplicemente il socialismo. Per cui la ricetta politica di questi gruppi, di questi partiti riformisti o comunisti, era semplicemente attendere. Attendiamo che il capitale crolli in seguito alle sue stesse contraddizioni. A quel punto, magicamente, apparirà una tecnica socialista, finalmente razionale, finalmente libera dalla barbarie che era il capitale, e si applicherà ad un mondo praticamente in macerie. Socialismo si applica normalmente, basta attendere che il capitale crolli. Questa era l'idea, no, evoluzionistica che leggeva in chiave deterministica Marx. Che cosa fa invece l'operaismo? Fa l'esatto contrario, dice utilizziamo Marx e Grundriss, diciamo che è il lavoro vivo a dettare il tempo della storia e che sono le lotte a determinare soggettività politica,
E allora diciamo anche che sarà il capitale a seguire le lotte operaie, non il contrario. E quindi c'è una forte tensione al soggettivismo politico, alla dimensione della scelta politica, della decisione politica. Cioè del dire ora decido io chi è il mio amico e chi è il mio nemico. Il mio amico è il lavoro vivo, il mio nemico è il lavoro oggettivato, cioè il lavoro reso capitale, che si oppone al lavoro. Nel saggio che ho citato la scorsa volta, Carl und Carla di Tronti, abbiamo parole che insomma, secondo me sono meritevoli di essere lette, perché riassumono in modo molto, molto bello diciamo, l'intervento fatto fin qui. Allora, vi leggo direttamente le parole di Tronti, che poi riporta anche quelle di Carlo Galli, altro lettore studioso di Schmitt. Allora, dice Tronti, Karl und Karl, cioè Karl Marx e Carl Schmitt, solo insieme, forse, danno quell'ermeneutica tragica del moderno, l'unica adeguata a dar conto oggi del passaggio di crisi d'epoca della lotta di classe. La crisi della ragione politica moderna è contestuale a questo. Quindi c'è una crisi della politica moderna che è contestuale al problema della lotta di classe. Schmitt incrocia un certo marxismo critico ed eretico del Novecento, ma soprattutto si sente battere nelle sue opere di formazione il colpo d'ariete della presenza di Lenin. Quindi mettiamo nella nostra lezione di oggi anche Lenin. Ed è bella, dice Tronti, la lettura di Carlo Galli da riportare per intero. Per cui adesso cito le parole di Galli citate da Tronti. Ciò che nel pensiero di Lenin ha affascinato Schmitt non è certo la prospettiva dell'estinzione della politica, quanto piuttosto il momento della rivoluzione e del comando politico proletario, di una forma politica che, malgrado tutto, viene a costituirsi proprio grazie all'estrema intensità polemica che sta alla sua origine. La dittatura del proletariato, il passaggio iperpolitico all'estinzione della politica, gli pare contenere, assai più della mediazione discorsiva borghese, un embrione della consapevolezza che la politica è connotata da una intensità autonoma da ogni altro ambito dell'esistenza. Riassumendo, perché Schmitt rimane affascinato dal pensiero di Lenin? Rimane affascinato dal pensiero di Lenin perché ciò che gli interessa è il fatto che Lenin sapesse perfettamente chi era l'amico e chi era il nemico. E questo Schmitt lo dice chiaramente nella teoria del partigiano. Vi leggo proprio come viene espressa questa vicinanza nella teoria del partigiano. Ecco, dice Tronti. Secondo Schmitt, Lenin aveva preso sul serio il concetto di inimicizia totale. Quindi dice Schmitt apprezzava molto questo concetto di Lenin, inimicizia totale. Il suo concreto nemico assoluto era l'avversario di classe, il borghese, il capitalista occidentale e il di lui ordine sociale in ogni paese ove fosse il potere. Sapere chi era il proprio nemico fu il segreto dell'eccezionale forza d'urto di Lenin. Sapere chi era il proprio nemico. La sua comprensione del partigiano si fonda sul fatto che quest'ultimo, il partigiano, nella sua versione moderna è diventato il vero irregolare e per ciò stesso la più forte negazione dell'ordine capitalistico esistente ed è dunque chiamato a realizzare la vera inimicizia. Ecco, vedete come viene utilizzato Lenin da Schmitt, e quindi viene ripescato anche Lenin, no? Dall'operaismo, per dire in sostanza che cosa conta nella dimensione politica. Certo c'è la teoria del capitale, c'è anche l'analisi in qualche modo oggettiva dei processi di produzione, ma, cosa ancora più importante, c'è la congiuntura, c'è la scelta del momento politico, c'è l'ichet nunc della decisione.
c'è la sovranità della decisione, c'è la sovranità del soggetto che lotta e che si impone sulla storia, no? Anche in modo irrazionale, che dice basta, che dice questo è il mio confine, oltre il quale vedo il nemico, ma grazie alla presenza del mio nemico, che come tale deve rimanere, secondo Schmitt, secondo Tronti, io mi riconosco nella mia radicalità. Cioè è la radicalità che c'è nel nemico che costringe a vedere la mia radicalità. Che cosa voglio dire con radicalità? Con la mia, con i miei fondamenti radicati in me, mi spiego. E cos'è più radicato in noi se non proprio il lavoro vivo? Il fatto che l'uomo sia detentore di una potenza creatrice straordinaria, Il fatto che ognuno di noi, nella nostra singolarità, è capace di produrre qualcosa di unico e di irripetibile attraverso il proprio pensiero, attraverso l'opera delle proprie mani o delle proprie braccia, della propria immaginazione, della propria fantasia. Proprio questa potenza creatrice, che tra l'altro interessa Marx, la potenza del lavoro vivo, non è soltanto la potenza delle braccia, ma è la potenza creatrice di relazioni nuove fra gli uomini, ed è una potenza intimamente politica. Ecco che cosa intende Marx quando parla di lavoro vivo che dà l'anima al lavoro oggettivato. Cioè esiste qualcosa di irriducibile e di in qualche modo anche irrappresentabile che rende il lavoro vivo, rende la nostra esperienza di vita altra rispetto a quella del capitale che vuole metterla a valore, che vuole oggettivarla, vuole reificarla, vuole trasformarla in merce. No? Allora ecco che la capacità che la politica deve avere, specie se è una politica che cerca di essere antagonistica, cioè la capacità di sapere cogliere il momento. Sapere cogliere il momento politico. Che cosa fa Lenin esattamente con le tesi di aprile del 1917 se non cogliere il momento? Lenin è un rivoluzionario di Marx. Lo capovolge il pensiero di Marx. Che cosa fa Lenin? Lenin nelle tesi di aprile dice esattamente questo. La Russia è il luogo in cui, da cui partirà la rivoluzione proletaria mondiale. Quando, se diciamo, fosse stato un marxista ortodosso, avrebbe dovuto attendere altri paesi come guida della rivoluzione proletaria mondiale, ad esempio la Germania. Hobsbawm, nel suo Il secolo breve, dice proprio questo, dice che gran parte appunto dei comunisti dell'epoca riteneva che la Germania fosse il paese adatto a far partire la rivoluzione comunista. Perché? Perché era il paese più industrialmente sviluppato. E, come insegnava Marx, è proprio nel momento in cui la borghesia produttiva raggiunge il suo massimo apogeo, è lì dove appunto ci sarà la possibilità finalmente della rivoluzione mondiale, della rivoluzione comunista. E Lenin invece fa il contrario, cioè tradisce il padre, no? Uccide il padre, meglio, per usare il termine freudiano. Cioè dice no, è proprio nella Russia dove non esiste la borghesia, dove ci sono solo contadini e dove c'è l'aristocrazia, che può partire il riscatto dell'anima proletaria. Quindi l'anello debole d'Europa, per così dire, la Russia, è da lì che parte appunto, che deve partire la rivoluzione. Certo, se poi analizziamo la vicenda politica di Lenin ci rendiamo conto che agì in modo molto schmittiano, perché a partire dal 18 comincia ad adottare una politica verticistica, no? Viene creato il comitato centrale, annulla l'assemblea costituente che aveva messo in minoranza i bolscevichi, comincia a reprimere creando la CECA gli oppositori al regime e in sostanza va fuori dalla tradizione politica occidentale, decisamente al di là. No? Ma è un partigiano, è un irregolare, tant'è che appunto c'è la guerra civile in Russia, c'è la guerra civile, con tanto di eserciti dell'Armata Bianca che vanno lì assieme a parte delle forze verdi, cioè i social rivoluzionari e i menscevichi, in sostanza cercano di riportare la situazione a prima, diciamo, del 17. Ed è lì dove peraltro vengono prese delle misure draconiane anche in termini economici, no? Penso al comunismo di guerra, che poi verrà annullato dalla NEP nel 21, cioè una politica, la NEP, di diciamo, apertura, no, all'economia privata. Però vedete, Lenin nel 18, 17-18, coglie il suo momento politico. Dopo il giudizio su Lenin
lui. Rimane il fatto che Lenin è riuscito a realizzare politicamente Marx, no? Tradendolo, quindi cogliendoli che non, cogliendo il momento opportuno. Quello che riesce a fare Lenin è paragonato da alcuni storici come Hobbes come un capolavoro della teoria politica, al pari della creazione dell'ordine cavalleresco medievale, no? Cioè un prodotto del genio politico. E perché in pochi mesi riesce a stabilire condizioni di maggioranza all'interno dei soviet e quindi poi all'interno, diciamo, del movimento rivoluzionario russo, nel giro di pochi mesi. Nell'aprile i bolscevichi erano netta minoranza, nel giro di qualche mese diventano la maggioranza. Adesso voi direte, certo, però c'erano condizioni oggettive, verissimo. Ma guardate, se non ci fosse stata quella enorme capacità organizzativa del partito verticistico leniniano, che era un partito d'élite, con i rivoluzionari di professione, probabilmente, anzi ben difficilmente, il partito bolscevico sarebbe stato visto come il partito nazionale russo, cioè come il partito dell'ordine, come quello che dava la garanzia di stabilità di fronte al rovinoso governo, diciamo, di Kerensky e soprattutto dell'esperienza del governo provvisorio dopo i fatti del marzo del 17. Quindi vedete la contraddizione, se vogliamo, no? Partito leniniano costruito come un partito, tra l'altro, scusate l'interruzione, Hobsbawm cita il caso di tantissimi aristocratici brasiliani, europei, che sposano la causa leniniana, cioè rampolli delle famiglie dell'aristocrazia fondiaria che abbracciano la causa leniniana in quanto affascinati, rimasti sedotti dall'enorme capacità organizzativa del partito, dell'organizzazione, diciamo, del partito di Lenin, che è verticistica. Vedete? Questo secondo me è molto interessante, perché per cogliere il momento ricorre a misure estreme, eccezionali. E che cosa ci diceva Marco prima? Ci diceva che è sovrano chi decide in stato di eccezione. Voglio approfondire questa idea perché mi piace molto. Allora, che cos'è esattamente lo stato di eccezione? È quello stato che non è normato, che non ha una legge, che non ha una regolazione, che è fuori sesto. Mi spiego? Ma che cos'è esattamente la storia se non andare continuamente fuori sesto? Scardinare leggermente il meccanismo che ti vuole prevedibile, meccanicamente determinato. E che cos'è la nostra vita se non continuamente essere un'eccedenza rispetto al calcolo, essere qualcosa che non è previsto da noi stessi? Noi non sappiamo cosa faremo, penseremo domani, noi siamo continuamente eccedenze, il lavoro vivo è eccedenza rispetto a se stesso, produce sempre qualcosa di diverso, esattamente come fa il capitale produce, si distrugge e si cambia continuamente. Il lavoro vivo può fare esattamente la stessa cosa, a patto che ci creda. Ma se il lavoro vivo si rassegna e dice no, sono contento di essere lavoro oggettivato, cioè pura schiavitù, è chiaro che è finita ogni dimensione politica, ed è probabilmente questa la condizione nella quale ci troviamo oggi come condizione generale, forse non noi, ma come condizione generale. Torno comunque sullo stato di eccezione. Marco parlava di vuoto della legge. Che cosa vuol dire esattamente questo vuoto in cui si andrebbe a insediare la decisione del soggetto che decide in quello stato di eccezione, in quello hiatus, in quel vuoto legislativo? Che cos'è quel vuoto lì? Quel vuoto di legalità è esattamente quel vuoto che corrisponde, come dicevo, al procedere della storia. La legge non sarà mai al passo con la storia, mai. Lenin ce l'ha insegnato. Lenin ha occupato quel salto, quello iato, lo ha riempito, lo ha risignificato, gli ha dato un nome e un cognome, con una organizzazione, con un pensiero, con una prassi. Questo fa l'operaismo. Nel segmento della storia italiana occupa quello spazio lì. E quello spazio lì, purtroppo, all'inizio degli anni 70 è stato bombardato da un attacco ideologico politico. E qual è stato questo attacco? È stato un attacco di carattere economico. Cioè, gli aumenti salariali conquistati in seguito alle lotte degli anni 60 sono stati cancellati dalla inflazione. Il capitale ha semplicemente modificato la reazione. Se prima reprimeva, ora trasferiva il capitale all'estero, ora aumentava il costo della vita, ora svalutava la lira, con il risultato che
l'operaio sì prendeva più di prima, ma a livello di costo della vita, essendo aumentato il costo della vita, gli era diminuito il potere d'acquisto. Allora, si tratta di saper cogliere il momento. In quegli anni lì probabilmente non è esistita una capacità di mobilitare le masse, per così dire, attorno all'operaismo, attorno alla, al tema appunto della, diciamo della, dei consigli di fabbrica. Però, vedete, il capitale l'ha occupato quello spazio, ristrutturando. Non l'ha occupato la classe operaria. Non è stata in grado di ristrutturarsi in conseguenza della ristrutturazione del capitale. E infatti oggi, negli 80, 90, 2000, 2010, c'è una classe operaia che è completamente cancellata. Parlo di classe operaia nel senso, chiaramente, delle nostre discussioni fatte fin qui, perché ormai parlo di classe operaia come parlare di un erbo cervo o di una figura mitologica, no? Effettivamente non so bene neanche più cosa sia. Dovevamo ricorrere ad altri concetti, no? Per spiegare cosa è successo ai lavoratori, non lo so, forse non esiste neanche un termine. Allora, quello che voglio dire è che l'operaismo ha insegnato questo, che bisogna cogliere la palla al balzo, bisogna cogliere il momento storico, e però poi bisogna diventare potenza egemone, quello che non è avvenuto negli anni 70, per l'appunto, con la frammentazione dei gruppi, no? E tante anche tecniche di Stato, tecniche di controllo, pensiamo alla strategia della tensione, no? Che è una tecnica anch'essa di come dire, di frammentazione, di dispersione della forza collettiva del lavoro organizzato. Ecco, questi elementi vanno sottolineati, cioè, ripeto, torno ancora ossessivamente su questo concetto, sovrano chi decide nello stato di eccezione, ma lo stato di eccezione è permanente. Lo stato di eccezione non c'è soltanto quando c'è una rivoluzione già in corso, lo stato di eccezione è permanente, e questo ce lo insegna, ce lo insegnano benissimo i nostri mass media. Che cosa ci dicono da vent'anni a questa parte? Stato di eccezione, stato di crisi, il debito, il deficit, stato di crisi dell'economia. Perché c'è da colmare un vuoto, ed è quel vuoto lì, un vuoto di politica. È un vuoto di politica, non è un vuoto, non è, la crisi non è economica, è una crisi politica, di legittimità politica. E questa crisi deriva dal fatto che non c'è più politica, non c'è più politico meglio, non c'è più criterio del politico, non c'è più amico, non c'è più nemico. Tutta questa indistinta melma, appunto, di partner, a volte conflittuali, a volte amici, ma questa non è politica, questa non è contrapposizione politica, non la è nella maniera più assoluta. Ecco, allora vedete, c'è questa continua insorgenza di stati di eccezione che diventano la norma, e chi decide questi stati di eccezione? Ma ovviamente il potere economico, no? Il potere finanziario. E quindi allora c'è la crisi in Grecia, e chi le devono pagare la crisi in Grecia? Appunto il lavoro, no? Diminuiamo il costo del lavoro, diminuiamo il costo del lavoro. Vedete? E c'è questo stato di eccezione permanente. Allora, domanda, ma non c'è uno stato di eccezione permanente anche nel lavoro vivo? Se noi andiamo ad analizzare i nostri salari, il nostro potere d'acquisto, vediamo che continua a diminuire. Ma non solo, facciamo un altro discorso, parliamo di via politica, parliamo della coscienza di classe. Che cos'è la coscienza di classe in Marx? Lo dicevamo, no? È effettivamente l'autocoscienza, cioè è la coscienza della classe di se stessa e della sua posizione nella storia. Che cosa è successo in questi anni di dittatura finanziaria? È successo che non esiste più autocoscienza, è stata spappolata completamente questa autocoscienza. Quindi c'è uno stato di eccezione da colmare. Questo è il vuoto della politica, e soprattutto è un vuoto di una politica del lavoro, di una politica che abbia interesse, diciamo, a ricostituire la dicotomia amico-nemico, in sostanza, che, ripeto, non deve essere abbattuto. E lo Stato borghese, cioè il nemico di classe, che a Lenin era perfettamente chiaro, non va abbattuto a colpi di piccone. Magari questo può avvenire in conseguenza, diciamo, della situazione rivoluzionaria. Va compreso, va studiato, va analizzato, ne va analizzata, compresa, conosciuta e metabolizzata la sua radicalità. Solo riconoscendo la radicalità riconosceremo la nostra radicalità, cioè solo riconoscendo le radici di quel comportamento e di quell'attitudine, di quello stile di vita, di quella Weltanschauung, noi riusciremo a trovare le nostre radici, la nostra vita, il nostro spazio vitale, il nostro nomos.
ma se prima non studiamo questo nemico e lo accettiamo come altro, non andiamo da nessuna parte, perché agitiamo la bandiera dell'insurrezionalismo permanente, che è un finto stato di eccezione, è una finta sovranità. La vera sovranità, la vera unità politica ce l'hai quando riconosci il nemico, e lo conosci molto bene, al punto da riconoscerti nel nemico, di vederti nell'occhio del nemico, di sapere che ne sei parte, che ci sei dentro nel nemico e che alla fine te lo porti dentro di te. Ecco la biopolitica così, no? Cioè, e non dire cacciamo Agnelli, ci mettiamo la classe operaia e poi tutto funziona, come si credeva nel marxismo ortodosso, deterministico, no? Capitalismo poi crolla, perché è cattivo, perché è malvagio, perché è corrotto, perché è contraddittorio. Arriviamo noi che invece sappiamo come vanno le cose. Pam, 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 non è così. Perché quando la classe generale va al potere, in essa ci sono le stesse dinamiche che c'erano prima. Prima, cioè anche lì ci sono amico e nemico dentro la classe generale. Allora vedete l'importanza di Schmitt anche oggi e di Tronti. Nemico e amico sono le categorie, sono il criterio del politico, sono ineliminabili col politico e quindi con la vita stessa. Se abitiamo l'illusione di poterle cancellare con un colpo di frusta, con un colpo di mano, sbaglieremo sempre i nostri calcoli, cioè continueremo a favorire la neutralizzazione di noi stessi, cioè della politica, cioè dell'essere in comune. Ma l'essere in comune significa vivere con il nemico, essere continuamente contro il nemico. Il nemico è totale, è perenne, è immanente a noi, non è trascendente, non è fuori dalla storia, è davanti a noi ed è dentro di noi, dentro e contro di noi. Finché noi ce l'avremo dentro e contro, noi sapremo chi siamo. Quando cominceremo a oggettivarlo fuori di noi, a dire quello è il nemico, lo abbattiamo e siamo a posto, lì avremo creato, come dire, è la fine della storia, cioè la fine della vita, essenzialmente. L'altra volta parlavo di ciclo apocalittico, no? La seconda guerra mondiale è stata un tentativo apocalittico. Se fosse partita una bomba atomica ci sarebbe stata l'eliminazione del nemico, ma eliminando il nemico tu stesso ti saresti costretto alla eliminazione, perché la bomba atomica ce l'ha uno, ce l'ha anche l'altro. Ecco, è una metafora per dire che se partiamo dall'idea che no, basta imbracciare i fucili e uccidere i nostri nemici, non abbiamo capito niente di questi incontri, niente della teoria del partigiano di Schmitt, perché ha fatto molto bene Marco a sottolinearlo. Quando Schmitt definisce in questo modo la politica e parla della guerra, non intende la guerra come destino dell'uomo, ma come condizione regolativa del politico. Perché senza il timore della guerra, senza il timore di una guerra totale, senza l'orrore della guerra e dell'olocausto, non ci sarebbe politica, secondo Schmitt. Cioè, l'idea è equilibrio nella distinzione amico-nemico. L'equilibrio è lo spazio della politica. Questo continuo andare verso e andare contro. Trovare se stessi nello scontro e, come dire, in quel ritrovare se stessi, immaginare con molta, chiaramente, no? Però un suo argine, cioè, arginare in maniera totalizzante il nemico che è da un lato, dall'altro. Cioè, certo. In qualche modo è nell'orizzonte delle varie posizioni. Certo. Infatti il problema paradossale è questo: il capitale sa perfettamente qual è il suo nemico, è il lavoro che non lo sa. Cioè, in realtà il capitale è molto politico, eh? L'economia è politica, agisce in modo politico, ma è politica nella misura in cui depoliticizza il lavoro, cioè, meglio, neutralizza il politico come dimensione dell'esistente. È politica in questo senso, cioè nel Medioevo la teologia politica, in sostanza, che si affermava nelle monarchie eccetera, era una teologia politica che dava significato politico nella contrapposizione. Oggi invece il dominio del capitale è un dominio nel segno della neutralizzazione, mi spiego? Cioè è la politica della neutralizzazione della politica, è un po' questo. Però è politica. Però è politica. Ora ce ne rendiamo conto? Noi no. E non rendendocene conto vuol dire che la politica della neutralizzazione della politica funziona. Questo è il senso del regime nel quale viviamo, no? Cioè che avendo, come dire, portato dentro di noi il nemico,
ma non avendolo visto, che era dentro di noi, non ce ne libereremo più, cioè ha compresso tutta la nostra capacità di lettura del reale. E quindi noi non riusciamo più ad avere una dimensione politica, perché è il capitale che si è preso la dimensione politica, ed è una politica questa, è la biopolitica per l'appunto. Il biopotere. Ed è il biopotere, certo, sì. Quindi hai ragione, cioè è in due sensi. C'è anche una funzione antropizzante dal punto di vista del capitale rispetto ad una posizione pienamente politica, rispetto alla questione dell'esercizio della violenza, perché in qualche modo ciò che riesce è eludere una conflittualità che in alcuni momenti si deve fare estrema, nel senso che il partner conflittuale è proprio il prodotto di questa sottrazione problematica dell'amico nemico che si fronteggiano con la piena consapevolezza. Quindi tu dici c'è comunque sempre una parte residuale che sfugge, che in qualche, no, che in qualche modo quel tipo di soluzione dà risposta ad una certa conflittualità che in qualche modo non può sfuggire da un elemento di violenza e non la giustifica, però in qualche modo le accade di avvalersi di questo effetto. Se non ho capito, un po' magari per formularsi. Allora, il fatto che ci sia una specie di... che al di là degli orizzonti, che sia quello del capitale e che sia quello di un socialismo che si realizza, un ipotetico socialismo che si realizza, l'orizzonte è sul piano del... l'amico nemico che in qualche modo da un lato, dall'altro si assottiglia, cioè comunque ha come orizzonte la sua fine, perché o c'è il conflitto e c'è il campo ed è chiaro, ma allora ci sono le due realtà che si fronteggiano, o altrimenti la vittoria dell'una o la vittoria dell'altra, l'affermazione dell'una e l'affermazione dell'altra. In qualche modo una sorte l'altra, cioè non è chiaro, cioè anche nel socialismo realizzato, nella sua possibilità, c'è cioè l'idea in qualche modo di eludere la questione del nemico, certo, perché gli si occupa il campo, gli viene la realtà stessa, sì, sì, certo. L'amico nemico in qualche modo invece è sempre la riconoscibilità, quindi è un gioco tra equilibrio e disequilibrio. In altre parole, scusami, è il tragico, cioè l'elemento tragico della politica è questa distinzione amico-nemico, e l'elemento tragico non lo elimini appunto nemmeno nel socialismo reale, cioè l'idea dell'estinzione delle classi, cioè magari sì, si estingueranno le classi, ma non elimini il tragico del politico, l'opacità del politico, il fatto che ci sia potere. Possiamo chiamarlo, cioè potere e conflitto sono due elementi che permangono, che fanno parte della tragicità stessa, no? Del tragico del. Ci sarà la scissione su altri piani. La scissione, cioè la divisione, chiamiamolo come vogliamo. Cioè, però è vero, cioè, quello secondo me è una componente ineliminabile, ma cioè, che il comunismo, cioè l'idea comunista non pensa nemmeno di eliminare, cioè, se non nella versione. Diciamo più edulcorata, no? Più romanzata, più idealistica, no? Ma nel comunismo non c'è questo voler eliminare le contraddizioni, ma portare le contraddizioni a un livello più alto, cioè pensare che appunto ci possa essere una società post-politica, lo dice chiaramente Schmitt, è un'illusione, cioè la politica è una società interamente economicizzata, una società interamente eticizzata, giuridicizzata. Cioè, ma questo è irrealizzabile, cioè è follia pura, no? È un incubo, esattamente, ma cioè, però volevo tornare sulla questione dell'autonomia, perché Tronti, no, parla proprio anche di questo, no? Dell'autonomia, rivendicare un'autonomia della politica. Non c'è ragione nella politica, ma le politiche. Ma la politica ha le sue ragioni, diciamo, non c'è una ragione politica, perché abbiamo visto che si fonda appunto sul tragico, sulla situazione, eccetera, però la politica ha delle ragioni, cioè dei criteri, ha dei meccanismi, ha delle leggi,
c'è sempre mediazione e conflitto, ci vuole conflitto ma ci vuole anche una forma della politica, no? L'accento di Tonti posto sul partito, cioè, Tonti non dice che non bisogna, cioè che c'è soltanto il, cioè c'è la classe operaia all'attacco, come ha detto giustamente Marco, no? Cioè questa idea che è la classe, no? Che fa muovere il capitale, cioè classe all'attacco, però c'è anche l'idea di una forma politica, di un partito, di una, in qualche modo di una rappresentazione, possiamo dire di una mediazione. E la crisi della politica sta proprio in questa mancanza di mediazione e di forma. Io volevo leggervi una frase che secondo me è cristallina e voglio dire ha una capacità di cogliere lo spirito del tempo che solo Tronti riesce, insomma. Parla della crisi della politica, dice: la crisi della politica di oggi non è per troppa autonomia, no? Si dice spesso, ma sono politici che decidono, la politica che decide, non è per troppa autonomia, ma per troppa poca, c'è poca autonomia della politica. E lo statuto autonomo della politica non viene contestato dai poteri forti, cioè così pensa, no, ma sono i poteri forti che decidono, non viene contestato dai poteri forti, che per conto loro lo praticano quotidianamente, non è quindi contestato dai poteri forti, ma dai poteri deboli, dice Tronti. Cioè l'autonomia politica è contrastata dai poteri deboli. Quali sono i poteri deboli? L'opinione diffusa, il senso comune di massa, l'ideologia della società civile, il generico progressismo di un cambiamento che si fa da sé, no? Ma come il progresso, no? Che bisogna adeguarsi ai tempi, il progresso che cambia, la società civile, no? La politica deve rispecchiarsi immediatamente nella società civile. La politica va in crisi quando non riesce ad esercitare il suo primato, e non riesce ad esercitare il suo primato quando non ha la forza della sua autonomia. Quindi, cioè, qui secondo me coglie un aspetto, no, interessante, cioè non è tanto il potere forte il problema, è che sembra la debolezza, cioè è la mancanza di una forma politica, di una mediazione, di un orientamento, di una prospettiva e di senso anche, questo che non c'è. Ecco perché Tronti, ad esempio, è critico feroce del 68. Lui dice: ma come, no? Volete gentili, volete rossi, no? La società, eccetera. Lui, assolutamente, per Tronti il 68 è il tramonto del Novecento, la politica. Perché non si è, da lì non si è espresso, non si è formato un'organizzazione, un orientamento, è appunto la politica schiacciata sul sociale, sul movimento. Se la politica si schiaccia sul sociale, sulla dimensione sociale, come sulla dimensione etica o come sulla dimensione economica, è finita. Cioè, il politico ha a che fare con la teologia, quindi col dare anche una prospettiva, un orientamento nel creare un'organizzazione, dare un orizzonte, mettere in forma. Ecco perché si riprende Schmitt aveva ben presente la questione, è vero quello che dicevi sullo stato d'eccezione, no? Che si produce continuamente, eccetera, però Schmitt era un giurista e non godeva assolutamente lo stato d'eccezione. Cioè, per Schmitt lo stato d'eccezione doveva produrre poi un ordine, cioè doveva produrre una norma, cioè un ordinamento concreto, no? Lì il punto. Cioè, se manca questo perno, cioè, diventa appunto, secondo me, la continua esaltazione, no, del conflitto, del namofano, insorgenze continue e poi, come diceva giustamente Marco, l'insorgenza capitale è ghiotto, benissimo che ci siano insorgenze, no? Perché poi più sono colorate meglio è, insomma, poi c'è anche qualche residuo magari di comunismo novecentesco, bene, così facciamo vedere che c'è anche questo aspetto folcloristico, no? Il problema invece è coagulare queste forze e dargli un senso, una prospettiva politica, allora sì che si determina quella frattura amico-nemico in grado di riabilitare in qualche modo il politico stesso, no? Sta tutto lì, cioè Tronti, insomma, non si accontentava mai. Se da un lato diceva, insomma, rispetto a questa
questione, no, che il lavoro vivo viene prima del lavoro oggettivato, cioè in un'altra maniera, il conflitto, mi ricordo, viene dal lavoro vivo, no, insomma, che il conflitto è poi ciò che spinge il capitale a rinnovarsi, non è il rinnovo del capitale a far sì che si determinino i conflitti. Questo era anche lo scontro in Quaderni Rossi tra Banzieri e Tronti, e poi dopo Tronti fonda la classe operaia, se non mi ricordo male, assieme agli altri, insomma, che c'era. Cioè, lui voleva questa capacità direzionale, questa rottura con la lettura ortodossa e riformista che poi stava assumendo il PC in quel periodo, che era poi quella, no, dopo guerra, di dire, dopo che sparavano gli altri, ah, fermi tutti, state buoni, perché qui si sta conducendo un altro tipo di operazione che era quella di limitare le lotte, il sindacato diventa un regolatore del prezzo del lavoro, il capitale, una forma di trattativa, però si accettava il fatto che bisognava stare all'interno di un campo democratico fino a che non si riusciva a oggettivare queste condizioni rivoluzionali che si autodeterminavano, esatto, da sé. Esatto. Evidentemente da quello che fai, promuove il capitale forte. Casomai si è fatto la tua dimensione era tutta, no, di lobby. Però anche laddove poi c'erano delle forme, no, scomposte che rifiutavano questa dimensione con PC e quant'altro, no, cioè, dici tu, il 68 era la fine di questa, dell'autonomia del politico, perché era tutta una rivoluzione di tipo sociale, sì, però all'interno di quello c'erano i segni, capito, di una contestazione radicale, forte, che si era frammentata, perché c'erano delle frammentazioni, poi dopo il 68 sono nati gruppi sostanzialmente, e lì c'è stata una frammentazione, però c'era anche una capacità, nonostante la frammentazione, di portare avanti le istanze, se non ricordo male, anche lì dice, insomma, nel che fare, che prima si fa la rivoluzione e poi risolviamo i conti. Che l'hanno portato davanti, quindi poi dopodiché 40 anni dopo si è cambiato il DS, non ricordo male, quindi insomma un bel cazzo. Ah, lui è funzionare proprio il PD in maniera vero. Sì, perché poi dopo aver fatto tutta l'operazione di quello, no, che riscopriva una vocazione rivoluzionaria del, che il Partito Comunista aveva tradito, teorico intellettuale operaista negli anni 60, e dopodiché si è rapidamente smarcato da tutta quella esperienza, tentativo. Questo lo vedo anch'io, lo vedo anch'io come contraddittorio. Che nascevano e alla fine. Ma questo lo vedo anch'io come contraddittorio, ne parlavamo prima, insomma. Non si capisce poi questa, appunto, autonomia da una parte, autonomia della politica da una parte, poi dopo adesione a un partito che è quanto di più integrato nel sistema stesso, quindi, però è sempre stata la sua posizione, secondo me, del dentro e contro, cioè Tronti è sempre stato così. Ma adesso è più evidente questa contraddizione, cioè hai ragione, però ecco, sulla critica del 68 invece, del movimento del 68 invece è un po' degli aspetti veritieri, cioè lo si diceva anche la volta scorsa, certamente c'è stato anche una, come dire, questo è indiscutibile, elementi di politicità ovviamente questo, nei movimenti, però il 68 è stato anche una forte acceleratore, diciamo, di modernizzazione capitalistica, nel senso, nel momento in cui, quando tu sposti, no, il discorso della lotta alla rivendicazione dei diritti eccetera, il capitale, no, assorbe queste rivendicazioni, anzi le usa per modernizzare se stesso, quindi ha avuto anche delle, come dire,
una funzione poco rivoluzionaria e molto modernizzatrice in questo. Qualcuno ha parlato di, appunto, di una rivoluzione, di un movimento antiborghese, non anticapitalista, per quanto riguarda il 68, quindi Costanzo Preda, sempre questo modo qua. E, lì secondo me coglie un elemento di verità, di critica reale. Dopodiché è vero quello che dicevi tu, insomma, ci sono delle ambiguità di fondo, soprattutto nel Tronti attuale, io quello non ho mai capito sinceramente la sua posizione, cioè, perché appunto ci sono questi libri, questo è uno degli ultimi, per la critica del presente, poi dopo però di fai vedere che sta in Parlamento con il PD, insomma, mi sembra una... È vero che lui riempie di significato filosofico, anche politico, questa la mediazione, il discorso della mediazione della forma, ma poi mi sembra che allo stato pratico delle cose sia una mediazione molto, molto, molto svuotata poi. Questo lo condivido. Secondo me è che il problema è così sulla mediazione volta. Facile parlare di organizzazione quando sei l'organizzatore, quando fai quello organizzato. Poi non è che ci vuoi stare proprio dentro, cioè prima si parlava appunto dell'organizzazione leninista, il fascino insomma che esercita la sua capacità di essere riuscito in pochi mesi a stravolgere una situazione che non sarebbe riuscito a determinare, mentre che grazie a questa capacità, ed è sempre quella tensione di Nord, il fatto che Lenin si sia inventato il centralismo democratico, che sia poi un sistema replicato da tutti i partiti praticamente, cioè, di qualsiasi schieramento politico. È stato un grande, una grande innovazione. Anche la cosa lì, allora, anche un movimento anticapitalista come quello appunto che nasceva dall'organizzazione bolscevica, insomma, anche quello sussunto di cerite e quant'altro. Cioè, la questione è sempre che sì, da un lato insomma prefiggersi dell'organizzazione, prefiggersi un orizzonte politico anche rivoluzionario sono secondo me degli anticorpi necessari per non essere, se non tutti sussunti, ma magari un po' dopo. Però d'altro canto insomma bisogna ragionare dentro quel campo lì che non è appunto, sono tutti ragionamenti, no? Non quello di immaginarsi la distruzione del nemico, individuare anche il nemico dentro di sé. No? Alla fine se uno la redigerisce in questa dimensione diventa anche un po' più accettabile il fatto di poter stare dentro un movimento anche contraddittorio come quello del 68, perché magari nello stesso tempo nel quale ha innovato il capitale però ha anche modificato uno stato di cose e anche una percezione soggettiva delle persone che hanno attraversato quel movimento. Infatti guarda, poi che come sempre tutto possa essere metabolizzato, risputato in una funzione poi che genera nuove forme di oppressione attraverso, no, la tecnica e quant'altro che se ne è parlato, è una cosa con la quale dobbiamo fare i conti, e probabilmente dobbiamo anche fare i conti con caso di cui io non conosco per niente, insomma, il fatto appunto di dire che non raggiungeremo mai una società priva di contraddizioni, priva di conflitti, quant'altro, penso che debba così, cioè non può che spaventare, penso, chi proprio ancora ha un'inguaribile fede teologica in un comunismo che si deve dare, anche che tu lo vuoi leggere proprio, no, dentro un determinismo economicista che dice attendiamo, stiamo fermi, sentiamo un po' di giornali in giro per far aumentare questa coscienza di classe dalla gente, perché qui si diventa dei giornali, dei volanti del comunismo, di questa persona.
prossimo incontro, sì. Posponiamo il piacere, dicono che c'è la forma più alta di piacere, posporre il piacere. Un po' di disciplina, anche. Scegliere e posporre il piacere, è il vero piacere. Scegliere. Costringersi ad essere liberi. Esatto. Fatto ancora un